L'edificio alle mie spalle, l'acquario romano progettato da Ettore Berdici alla fine dell'Ottocento, si situa all'interno del quartiere Umbertino dell'Esquilino, un quartiere realizzato alla fine dell'Ottocento quando Roma è diventata capitale d'Italia. Le vicende di questo edificio le raccontiamo nella clip. Oggi ci interessa parlare della storia dell'acquario romano proprio per il suo esito. Oggi l'acquario romano è la sede della Casa dell'Architettura. All'esito di un bel restauro si è realizzato una sorta di esempio di rigenerazione urbana realizzata. La rigenerazione urbana è al centro dell'urbanistica romana, quasi un luogo comune, ne sentiamo parlare sempre. Questo è un esempio di rigenerazione urbana realizzata in un quartiere storico, è un esempio che dovremmo prendere come paradigma di quello che può essere un intervento in un tessuto storico. Oggi ne parliamo col Presidente dell'Ordine degli Architetti Ridolfi, con Silvio Riccobelli, con l'architetto Terenzi e con l'architetto Filetici. Una pluralità di voci per esaminare a fondo un intervento importante nell'ambito dell'urbanistica romana. L'edificio denominato dell'Acquario Romano fu edificato nella seconda metà degli anni Ottanta dell'Ottocento su progetto dell'architetto romano Ettore Bernick, campione dell'eclettismo borghese tipico di quel periodo e autore in seguito del notevole Palazzo Fizzarotti di Bari. L'edificio, destinato inizialmente all'esposizione delle specie ittiche e da qui il nome, divenne successivamente sede di mostre, feste, spettacoli, ma dalla metà degli anni 30 del Novecento decadde e fu adibito via via a magazzino del Teatro dell'Opera o a sede di uffici distaccati del Comune, per approdare all'attuale destinazione di sede dell'Ordine degli Architetti e Casa dell'Architettura, dopo un lungo restauro iniziato nel 1985 e conclusosi nel 2002. La costruzione ha una pianta circolare scandita in elevazione da semicolonne e paraste, con un monumentale ingresso con esedra ed edicole. All'interno lo spazio centrale illuminato da un lucernario, circondato da due ordini di ballatoi sostenuti da colonne in metallo decorate, riassume perfettamente le caratteristiche dell'eclettismo classicheggiante, apprezzato dalla borghesia romana dell'epoca, che ispirano lo stile dell'edificio. Il pittoresco giardino circostante, parte integrante del complesso, è ispirato alla sistemazione di spazi pubblici simili nella Parigi di fine Ottocento, ma è ulteriormente caratterizzato con un tocco di inconfondibile romanità dalla presenza di ruderi di età imperiale addossati ai resti delle mura serviane e oggi a disposizione degli abitanti del quartiere Esquilino. Il complesso dell'Acquario Romano, con il suo giardino, rappresenta un efficace esempio di rigenerazione urbana concretamente realizzata. L'accurato restauro, che ne ha rivitalizzato le originali caratteristiche architettoniche, la restituzione a funzioni coerenti con l'impianto urbanistico, il tessuto umbertino senza alterazioni arbitrarie, demolizioni o inutili addizioni, ne fanno un esempio a cui ispirarsi per futuri programmi di riqualificazione della nostra città. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana nell'ambito di questo intervento con Gianni Terenzi, che è un esperto in materia, ha girato il mondo nell'ambito di un programma di comunicazione sull'architettura alla ricerca di realtà sostenibili e di recupero di tessuti urbanistici. Vorrei una osservazione, qualcosa a proposito dell'Acquario Romano e di questo intervento. È un microcosmo fantastico, meraviglioso. E poco conosciuto sia dai romani e per niente dai turisti, non c'è nessuna guida turistica ed è un peccato, perché è una doppia meraviglia quando si entra qui. Uno, perché prima è circondato da questi alberi ad alto fusto, quindi è nascosto, e quando si entra qua si ha questa percezione davvero di un'isola felice. Quando si entra dentro si ha la seconda percezione della maestosità. Vedo poi, tra l'altro, dei ruderi romani, sì, le mura serviane. Faccio una citazione, Oscar Niemeyer diceva che l'architetto deve combattere per il bello, per lo spazio utile, e questo è un esempio riuscito, un vero esempio sì, di rigenerazione. L'edificio poi ha una storia talmente ampia. Ecco, cosa possiamo dire dal punto di vista proprio della comunicazione? Forse la cittadinanza, pur vivendo questo spazio, l'hai detto te prima, non conosce a fondo, non sa che può partecipare alla vita dell'architettura, che questo spazio è veramente uno spazio che connette. Noi siamo in un tessuto umbertino compatto e qui abbiamo un'apertura funzionale.
era infatti uno spazio, era un non luogo, come si dice adesso, mi dicono quelli bravi. È stato riconvertito, è stato il progetto iniziale, addirittura c'era un laghetto, c'erano dei ponticelli, quindi uno spazio anche agreste, diciamo così. E adesso è diventato uno spazio davvero di tutti. Quando, dicevamo prima, quando si chiudono i cancelli perché fanno degli eventi all'interno, la gente intorno si lamenta perché ha preso possesso ed è una magia per uno spazio del genere. Ancora più bello è che sia diventata la casa dell'architettura e che l'architetto è quasi stato messo al centro del villaggio, diciamo così. Beh, questo finalmente possiamo parlare, io tendo sempre a parlare in positivo perché credo che le realtà positive superino le realtà negative anche nella nostra città, ma qui possiamo parlare doppiamente di sorpresa positiva, sia per la parte urbanistica, di solito così è anche a ragione vituperata, e sia anche per il ruolo degli architetti, che in genere non godono di buona stampa. Per cui mi confermi che oggi possiamo parlare di questo intervento della Casa dell'Architettura come di un esempio da seguire? Assolutamente sì, assolutamente. Questo è un piccolo esempio, ma di una forza enorme. Dentro è stato utilizzato per anni anche come spazio teatrale, perché la forma lo permette, ci hanno recitato Petrolini, Viviani, quindi anche Buffalo Bill, ho saputo. Buffalo che... Bill ha fatto uno spettacolo, il suo circo che ha girato per il mondo. E riprendendo una frase di Peter Brook, che è un grande uomo di teatro, che diceva che ogni spettacolo incontra un suo spazio, ha bisogno di un suo logo, io ve l'ho trasformata nel mio percorso di architettura sostenibile in ogni edificio incontra un suo spazio, ha bisogno di un suo logo, e questo è un edificio che si è collocato con il suo intorno e con l'intorno urbanistico in una maniera, ripeto la parola, magica, in una situazione magica. Chi non conosce il posto venga a visitarlo, perché è aperto a tutti, è uno spazio pubblico pur non essendo uno spazio pubblico. Le funzioni della Casa dell'Architettura determinano il risultato positivo di questa rigenerazione urbana. Noi vediamo che i cittadini di questo quartiere, mamme con bambini, anziani, sciamano intorno alle funzioni della casa e dell'ordine degli architetti. C'è stata una programmazione in questo? Esattamente, noi quando abbiamo ricevuto dalla collettività, dalla cittadinanza, questo edificio, noi abbiamo accettato di far parte di un progetto di integrazione, di rigenerazione del quartiere. Il luogo è stato un luogo che ci è stato destinato sì per poter mettere in atto tutte le attività istituzionali, ma soprattutto, anche per esempio parlo del giardino, noi abbiamo il compito di tenerlo aperto, vigile, ci occupiamo anche della vigilanza, in maniera che lo possano usufruire e vivere tutti i cittadini. Quindi l'idea si sposava molto con il nostro progetto anche di ordine, che non è soltanto un'istituzione che è chiusa dentro un edificio, ma è un'istituzione che è a servizio dei cittadini, che si pone anche dei problemi pratici, dei problemi di convivenza con gli altri, con chi fa parte del quartiere. Non solo, l'idea del progetto della Casa dell'Architettura, che è stato forse una delle prime case in Europa, è proprio l'idea di avere un luogo di contaminazione dove si possono incontrare arte, architettura, scultura, un luogo proprio, come ci sono anche le opere nel giardino, dove la cittadinanza ha dato visibilità e riconoscimento, quello che noi chiediamo con forza ormai da troppo tempo, la creazione della legge sull'architettura, un valore sociale a coloro che svolgono la professione di architetto e soprattutto al ruolo dell'architettura che ha nella trasformazione e valorizzazione delle nostre città. Luigi Filetici è già stato nostro ospite, architetto, fotografo. Siamo di fronte a un edificio tipicamente eclettico. Come facciamo a raccontare questo edificio? Vediamo semicolonne, murature bugnate, fregi. È strano anche che un ordine di architetti che dovrebbe richiamarsi all'architettura contemporanea abbia la sua sede in un edificio di questo genere, un edificio, a mio parere, di valore. Ma come facciamo a comunicare questo valore? Questa è una bella domanda, anche perché, come hai detto tu, l'Ordine degli Architetti forse dovrebbe avere una cosa un po' più un'architettura contemporanea, e quindi potrebbe veicolare il messaggio dell'architettura contemporanea, del nuovo, della rigenerazione, con
un edificio un po' più contemporaneo. Abbiamo questo che però comunque è interessante, no? Perché poi si inserisce in un contesto urbano particolare e poi ha una sua forza, questo eclettismo affascina. No? Anche noi questa sappiamo, forte massa muraria. Esatto, noi sappiamo che spesso i turisti vengono attratti proprio da questi edifici che noi architetti magari consideriamo un po' meno, però il turista, quello che viene per la prima volta a Roma, ne rimane affascinato. Ma io direi che sicuramente va comunicato per far capire agli abitanti, alla popolazione di Roma, che esiste un luogo d'incontro dove si può anche parlare di architettura, si possono condividere nuovi progetti e può essere proprio il trade union tra gli architetti e gli altri, cioè i futuri committenti, oltre a essere un punto d'incontro tra di noi per parlare di architettura e per confrontarci sulle tematiche nostre, del nostro lavoro. Un'altra domanda, Luigi, è più facile comunicare un'architettura in un certo senso storica o un'architettura dal linguaggio contemporaneo? Ma io direi che è uguale il modo col quale si può comunicare un edificio, devi capirne un po' gli aspetti migliori, le inquadrature migliori, cioè le potenzialità, e poi questo si può, come sai, rappresentare o attraverso un disegno. Mi vengono in mente delle accademie, degli istituti che hanno fatto del proprio edificio il proprio logo, no? Pulendolo, cioè, avendo un'icona, avendo un riferimento, l'edificio diventa icona, diventa logo, e quindi ti dà la riconoscibilità. E così chi poi vede mostre, incontri eccetera, immediatamente riconosce: ah, questo è il posto, la casa dell'architettura. Forse questo è mancato in questi anni, tutti parlano di casa dell'architettura ma molti non sanno dov'è, poi è un po' nascosto, questa è un'oasi felice, no? In questo tessuto urbano consolidato, e quindi potrebbero sì, inventarsi una, anche con un supporto grafico, cioè una progettazione grafica. E con delle immagini fotografiche, come sai, uniche, che diciamo puntano. Spesso la fotografia a volte addirittura valorizza, riesce a dare il significato più profondo di un edificio, magari non prendendolo completamente. L'esempio della casa del fascio di Ferragni è un esempio tipico. Il fatto di non averla presa completamente, di averla resa quasi asimmetrica, gli ha dato quel sapore di modernità che altrimenti probabilmente non avrebbe avuto, anche se si tratta di un capolavoro ovviamente. In questo caso contenuto e contenitore, a mio parere, nel tempo probabilmente possono coincidere. Sì, beh, come sai, la fotografia raccoglie un frammento di verità, di realtà, però lo può anche modificare, puoi non far vedere cose che non vuoi, che vuoi nascondere, oppure enfatizzarne altre, quindi sta un po', è lì la capacità per trasmettere e comunicare uno spazio al meglio, chiaramente, no? Senza fingere, perché poi la finzione non va bene, perché poi chi verrà a vedere il posto per la prima volta, se trova un posto completamente diverso, non ci torna più. Quindi deve essere un bilanciamento tra per enfatizzare la struttura che noi abbiamo e aiutare un po' anche questa città a riscoprire questi tanti numerosi spazi di qualità che abbiamo, no? Ci lamentiamo sempre di Roma, ma abbiamo infinite cose come questa qua. L'Acquario Romano all'interno, a mio parere, rappresenta forse ancor meglio dell'esterno il gusto della borghesia romana della fine dell'Ottocento, questo eclettismo che mischia neoclassicismo con un'architettura fatta di colonne di ferro, di disegni di Amorini, di ballatoi sospesi. Ecco, in questo senso l'architettura rappresenta un'epoca, ma questo edificio nell'ambito di questa riqualificazione urbana vuole rappresentare anche l'urbanistica attuale. Tu, che sei stato vicepresidente dell'Ordine un tempo, hai seguito tutto l'iter che ha portato a questa vicenda di restauro e poi di integrazione di questo edificio nel quartiere, e puoi meglio descrivere questo dinamismo che è insito in questo edificio, a mio parere. Ognuno ha un peccato originale. Allora, però io mi vorrei interrogare, al di là delle caratteristiche dell'edificio, insomma, l'edificio è nato anche come edificio per esposizione, quindi ha una sua
mi vorrei interrogare se questa operazione è stata un'operazione politica, nel senso positivo del termine, cioè serviva a riqualificare un ambito urbano degradato, come l'Esquilino, attraverso un intervento di qualità. Ecco, però noi ci dobbiamo mettere d'accordo sui termini, perché oggi si parla di riqualificazione, di rigenerazione, non sono sinonimi. Cioè, allora, la rigenerazione urbana è altro. Qui c'era un problema di creare i presupposti per riqualificare un'area molto degradata dal punto di vista sociale. Non dimentichiamoci che fino agli anni 50, agli anni 60, in questa zona, in questo quartiere, abitava la borghesia, la buona borghesia romana. Poi c'è stato un fenomeno di espulsione rispetto al quale la politica è stata silente, perché una comunità, i cinesi, si sono impadroniti di questa zona, ma non è nata Chinatown, è nata una zona in cui non c'è stato nessun processo di inclusione, e questo edificio, questo intervento, doveva servire a, come dire, a costituire il prodromo di un fermento. E secondo me non c'è riuscito, ma non per colpa di qualcuno, perché probabilmente la rigenerazione urbana è qualcosa di più complesso da quella che intendiamo noi, che non è un fenomeno di riqualificazione edilizia. Ma noi avevamo in realtà visto dalle testimonianze che in realtà questo intervento, chiamiamolo riqualificazione, forse rigenerazione è un termine più ambizioso, ha assolto al suo scopo. Cioè questo quartiere in un certo senso utilizza questo edificio che per altri versi dovrebbe essere poi appannaggio in un certo senso di una corporazione, per cui questo io mi sento di contestarlo. Cioè qui siamo in presenza di un intervento che è stato positivo, e questa volta dobbiamo essere capaci di cogliere l'aspetto positivo e di coglierlo nel senso che può essere un esempio per altri interventi nell'ambito di tessuti storici, tessuti di archeologia industriale, che hanno bisogno anche di interventi più moderati, perché poi se noi pensiamo, con la carenza di risorse che abbiamo, di intervenire su brani di città molto ampi, probabilmente facciamo un errore. Io non voglio dirti che è un esempio negativo, non sto dicendo, ero vicepresidente del consiglio che fece questa operazione. Dico però che per responsabilità complessive, che non sono chiaramente gli ordinati, è poca cosa, è un utilizzatore, e non si è attivato un processo complessivo di rigenerazione. Allora, quando chiudono i giardini pubblici di questo complesso edilizio, intorno non si è attivato nessun fermento, non c'è nessun fenomeno nuovo. Ci sono alberghi di pessima qualità, negozi di cinesi che vendono non si sa bene cosa, e un'umanità che si chiude in casa, quel poco rimasto della radice storica, e che non convive, che non comunicano tra loro. Allora vuol dire, che cos'è la riqualificazione urbana se non dare a un pezzo di città nuova qualità, non solo edilizia, ma anche sociale, socio-economica? Ecco, questo, in questo senso dico che non questo, ma molti interventi a Roma. L'auditorio invece è stato un intervento di grande riqualificazione, ecco, per dare un'idea. Il Maxi sta a metà. Ecco, allora forse bisogna interrogarsi sul valore complessivo della riqualificazione urbana. Siamo nel centro di documentazione multimediale, di videocomunicazione dell'Ordine degli Architetti, un'altra delle funzioni importanti contenute nella Casa dell'Architettura. Questo centro è diretto da Renata Bizzotto ed assolve un'importante funzione a tutela, promozione degli architetti romani. Uno degli esempi è lo Yearbook, questo è il numero uno, che ha avuto molto successo e che ha testimonianza del lavoro degli architetti romani non solo a Roma. Sono qui oggi con Massimo Martucci, che è l'anima di questo centro di documentazione, al quale vorrei chiedere un po' il senso e lo spirito del loro lavoro. Sì, il centro di documentazione Domuvico, il centro di documentazione multimediale dell'Ordine degli Architetti, ed è un archivio storico, un archivio contemporaneo. I contenuti di questo centro sono stati messi a disposizione sin dall'inizio sia per gli architetti che per i cultori dell'architettura, anche i cittadini romani. Gli stessi contenuti li abbiamo utilizzato facendo una pubblicazione che è un libro, si chiama Yearbook Architetti Romani nel Mondo, siamo già alla seconda edizione, e questo servirà ovviamente, come già è utilizzato, a promuovere il lavoro degli architetti romani e lo stile romano all'estero. E dall'interno della libreria della Casa dell'Architettura, un'altra delle funzioni contenute nell'acquario romano,
la rubrica Punto e Virgola a cura di Valentina Piscitelli. Oggi presentiamo il film Teresa la ladra del 1963, diretto da Carlo Di Palma, storico direttore della fotografia che si cimenta nell'arte della regia in questo particolare film. I protagonisti sono Michele Placido e Monica Vitti, che girano la scena di una festa popolare proprio qui sulla terrazza dell'Acquario Romano. Ed è proprio da qui che vorremmo ripartire per il futuro, per far sì che questa terrazza, previo consolidamento statico, diventi uno spazio accessibile alla città e che anche questo lucernario, che attualmente è coperto da un telo, possa essere meccanizzato e quindi restituire all'interno della sala una luce zenitale che attualmente non è più visibile. È uno spazio della città, l'Acquario Romano, è stato recuperato, abbiamo detto, durante il corso di tutta la puntata, ma noi crediamo che possa ancora meglio essere valorizzato attraverso l'utilizzo della terrazza, che è uno spazio molto particolare nel centro storico della città, con un'apertura molto interessante sull'architettura dell'Ottocento romano. Oddio, mi sento male! Oddio, mi fa male la milza! Sta piscia sotto! Sta piscia sotto! Oh, non state! Escite fuori, dai! Oh, Alvaro! Non state! Oh, Sisto! Non fate sti scherzi! Non sta Sisto! Sisto! Il gioco dura poco! Sisto! Ma dove stai? Oh!